Buon giovedì, allora ben ritrovati amici di Radio Dimensione Musica per un nuovo appuntamento speciale Dimensione Interviste Estate, e con l'ospite di oggi che è anche un collega. Parliamo di Mare Adriatico, o meglio di Lido Nazioni, il nuovo singolo di Max Fogli. Ciao! Ciao a voi tutti! Come andiamo? Come va dalle parti dei Lidi Ferraresi? C'è un po' di maltempo che si alterna a giornate di sole in questo periodo, però tutto sommato andiamo bene. È il Covid che ha cambiato anche le previsioni meteorologiche, insomma. Speriamo invece che non cambi noi e che ci lasci stare. Speriamo di sì, speriamo che questa situazione si superi di uscirne al più presto. Perché ormai non se ne può più proprio, ma è meglio parlare di musica. Intanto complimenti per questo bel singolo che praticamente è un riassunto di quella della tua vita che hai trascorso all'Lido Nazioni. Sì, diciamo che è un agglomerato di esperienze messe in musica, sposata un po' con la musica latina, che è quella che contraddistingue un po' il territorio dove si è sempre ballato quel tipo di sound, e ho deciso così di miscelare quella che era la tradizione musicale di Lido Nazioni con la musica rap che mi ha sempre contraddistinto, per creare qualcosa che rappresentasse le Lido Nazioni. Poi è diventato un inno in seguito perché viene usata un po' da tutti i residenti e anche da tutti i turisti che fanno avanti e indietro. Poi voi siete di Bologna, qui c'è una vasta comunità bolognese anche che viene in vacanza qui, quindi mi sento a casa a parlare con voi di queste cose. Esatto, ma io mi sento ancora più a casa visto che sei un collega, lavori a Radio TV Adige, dove c'è anche un nostro amico in comune, Alain DJ, che salutiamo. Infatti voglio salutare anch'io Alain Marchetti, che è un partner in business, come si suol dire, nel senso che oltre al gran rapporto di amicizia che abbiamo, mi ha dato anche tanti consigli su come muovermi, come comportarmi anche all'interno del singolo, perché l'ho fatto sentire prima che uscisse a lui, ci siamo confrontati. Comunque è anche lui un amico che fa parte del progetto. E poi insomma il mondo della musica è piccolo, perché girando intorno a tutto ci si conosce poi quasi tutti, il bello della musica è che ci accomuna, che ci, insomma, ci abbraccia, nonostante adesso non si possa fare, però la musica lo fa lo stesso. Dai, quello è il lato positivo che non può essere scalfito da niente, nemmeno dalle pandemie. La musica è qualcosa che ci unisce. Diciamo che nel periodo anche di lockdown, dove siamo rimasti chiusi in casa, nel periodo di lockdown, quello vero, sono nate proprio tante collaborazioni e si è fatta tanta musica, a testimoniare il fatto che la passione non ci ferma. Niente può fermare chi è un creativo. Esatto, è la nostra aspirina quotidiana, come dico io. Senza quella non potremo vivere, è la linfa vitale, come si suol dire. È tutto, nel senso che è una cosa veramente che non ci abbandona mai. Se ci appassiona da piccoli, poi magari chi lo fa in parte attiva, chi fa la radio, chi fa il musicista, chi canta, ognuno ha un approccio differente nel godere della musica, nel fruirla. Però la cosa che ci accomuna è il fatto che la passione che si ha fin da piccoli la portiamo avanti e la porteremo avanti in eterno, penso. Poi c'è questo bel video dedicato a questo nuovo singolo con la band diretta da Alex Mari e la voce di Carlotta Sgroi. Allora, diciamo che è un lavoro che è nato ragionando io e Alex Mari per fare il meglio possibile, per avere qualcosa di strumentale su cui lavorare e fare qualcosa di diverso e alzare, come si dice, la sticella. Poi è uscita questa collaborazione con Carlotta, che io conoscevo solo di vista, mentre invece aveva già lavorato con Ale, e abbiamo deciso di coinvolgerla non senza avere fatto anche altri provini, perché cercavamo veramente una voce e anche un personaggio che dicesse al video, ecco, che avesse un'impronta anche visiva adatta a fare un videoclip di questo tipo, ecco. E direi che ci siete riusciti veramente. Il messaggio che volete lanciare, quello insomma per un'estate un po' piena di allegria, visto che ce n'è molto bisogno, cosa ti aspetti da questo singolo? Ma in realtà si sono già superate le aspettative che erano mie. Avevo aspettative nel senso che speravo semplicemente piacesse, girasse un po', non ero nata neanche con l'idea di fare qualcosa di virale o di fare un tormentone emiliano romagnolo, mentre invece fortunatamente i numeri mi stanno smentendo, nel senso che il video sta andando fortissimo. Vedo anche comunque che ci sono condivisioni, gente che posta e riposta il video tutti i giorni sui social, quindi le aspettative sono di portarlo il più in là possibile, senza darsi
degli obiettivi o dei sogni, esatto, il farlo arrivare più in là possibile, già l'essere coinvolto da voi e da tante radio nella riproduzione del brano, nelle interviste, per me è già qualcosa di fantastico. E anche per noi, magari così ci sarà la spinta per un bis, magari per l'inverno, non si sa mai, magari con la neve invece che con il mare. Ma in realtà abbiamo già in serbo qualcosa per l'inverno, perché si può fermare adesso che le cose girano bene, e quindi siamo già al lavoro per un singolo invernale, anche se non abbiamo ancora le idee chiarissime al 100%, sta costruendo l'amalgama per portare a casa il progetto, ecco. Bene, qualche live in questi giorni? Live alla fine settimana sono sia in Piazza Ferrara in zona Gaz, che alla Notte Rosa qui più tardi. Faccio due date allo stesso giorno, una più pomeridiana e una verso sera, con Gianni Drudi farò l'apertura alla Notte Rosa. Ce ne sono altri che sono calendarizzati intorno al 10 di agosto, uno sicuro. Poi ce ne sono altri ancora vaganti che non si sa, si spera che le restrizioni non ci obblighino a farle saltare, quindi prima di ufficializzarle, sono ufficioso, prima di ufficializzarle vogliamo aspettare di capire se si potranno fare contingentate, in che maniera, se ci saranno i requisiti per poterle fare, comunque ce ne saranno diverse, ecco. Bene, in ogni caso basta seguirmi sui social, Max Fogli, sia su Instagram che su Facebook, e il canale YouTube, che basta cercare Max Fogli su YouTube, il canale Spotify, ecco, ci sono un po' ovunque lì, tengo aggiornati anche sulla situazione live e sulle nuove uscite. Quindi scoprirete tutto, basta digitare Max Fogli e apparirà questo simpaticissimo giovane pieno di carica, ritmo, simpatia per un'estate alla grande. Qualche news, qualcosa che bolle in pentola della quale non so niente, prima di salutarci? Ah, della quale non so niente, il prossimo singolo. Io intanto volevo approfittare per salutare quelli che hanno lavorato attivamente, che sono Alex Mari, che è stato il maestro di tutto quanto, Pisu, che ha suonato la batteria, Roberta il basso nel video, e Carlotta, che ha prestato la voce per il ritornello, che sono stati il mio team, e quindi preferisco spendere le ultime parole per ringraziare veramente loro, e il grandissimo Lento, con cui stiamo facendo anche cose insieme. C'è l'amicizia di fondo, ma c'è anche la mentalità musicale, l'approccio giusto. Bene, bene, speriamo di incontrarci un giorno e stringerci la mano e bere qualcosa insieme senza restrizioni. Grazie per questa bella chiacchierata qui su Radio Dimensione Musica, e adesso fai la mia parte, lo so che la farai benissimo, presenta mo questo tuo nuovo singolo, vai mo! Ed ora vi lancio Lido Nazioni, il nuovo singolo di Max Fogli featuring Carlotta Sgroi. E adesso alzate tutto il volume, ciao, alla prossima, viva la musica, e come dico sempre io, che la musica e la vita ti sorrida sempre.